Dopo gli Xperia X e X Performance andiamo a vedere Xperia XA, un prodotto che è di fascia inferiore ai prodotti che vi abbiamo mostrato nel precedente video, ma che di fatto trova nel design forse un valore aggiunto. È quasi un bezel-less, ovvero un telefono senza bordi, ce n'è leggermente, ma sono comunque meno marcati rispetto ai bordi di X Performance e XA. È un prodotto basato sul processore MediaTek, anche qua abbiamo un display Full HD da 5 pollici, no scusate, HD da 5 pollici, ma ha una finitura leggermente curva ai bordi. La fotocamera anteriore è una 8 megapixel, quella posteriore è invece una 13 megapixel, sempre con flash. Anche in questo caso abbiamo un'espansione di memoria e una micro SD che possono essere inserite qua sul lato, e il processore è un MediaTek a 64 bit. Non ho adesso indicazioni purtroppo su esattamente il modello di processore, ma immagino sia un P10, visto che sono i processori più utilizzati adesso in questi smartphone recenti. Il prodotto è basato su Android 6.0, ma insomma 6.0.1 sicuramente quando verrà commercializzato, se non la successiva release. E rispetto a Xperia X e X Performance, come vedete ci sono un software leggermente personalizzato da parte di Sony, con anche qua la possibilità di utilizzare un adattamento costante delle performance per andare a consumare meno batteria. Qua vedete lo storage e qua vedete la memoria RAM, che dicevo prima 2 GB. La personalizzazione è esattamente la medesima, sono sparite purtroppo le mini app, considerate che sto usando veramente da pochi istanti questi telefoni, magari le hanno nascoste da qualche altra parte, ma non mi sembra. Abbiamo con uno swipe in basso sempre la gestione rapida della ricerca all'interno del telefono e tutti i quick settings che possono essere modificati, personalizzati andando a premere il tasto edit. Un telefono che dimensionalmente è un pochino più piccolino rispetto a Xperia X, scusate, ha un peso di 137 grammi e, se le dimensioni le riesco a trovare, sono 143x66.8x7.9 mm, bilanciere del volume, tasto tondo che sinceramente a me piace più di questo tasto qua. Non dovrebbe esserci qua integrato il sensore di impronte, ma non ne sono sicuro al 100%, vi consiglio di controllare l'articolo legato a questo video, perché purtroppo veramente i comunicati sono abbastanza scarni di informazioni. La interfaccia della fotocamera è la medesima, che non mi ruota, non so come mai, comunque di Xperia X, quindi abbiamo la nuova UI con gli swipe per passare a video, a tutti i vari add-on. Considerate che è un prodotto, come ho detto, che esce in estate, quindi lag e piccoli problemi che avete visto adesso ci sono mesi e mesi di tempo per andarli a risolvere. Per il resto la personalizzazione di Sony, come avete visto, è stata leggermente migliorata. Maggiori informazioni, dettagli e quant'altro li trovate all'interno dell'articolo in descrizione. Mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e mi raccomando, state connessi perché è iniziato oggi il Mobile World Congress, quindi tanti tanti video in arrivo. Ciao!